Mister, auspicavamo che contro il Padova si potesse raccogliere quello che non si era raccolto appunto contro Modena e Livorno. È successo al termine di una bella prestazione da parte dei ragazzi, finalmente coronata da una vittoria meritata e liberatoria. Sì, assolutamente. Non ci ha regalato niente nessuno, oggi ce lo siamo assolutamente conquistato. Siamo andati in campo con una grande rabbia, abbiamo fatto mezz'ora importante come collettivo, come gioco, come conclusioni e siamo andati sul doppio vantaggio. Poi ci siamo secondo me un attimino rilassati perché anche l'esultanza che abbiamo avuto, bellissima perché comunque era liberatoria, però forse ci ha fatto perdere un attimino di concentrazione. Siamo stati subito puniti, però la squadra non si è disunita, come poteva succedere anche. Farsi prendere magari da un pizzico di tensione, anzi abbiamo continuato a spingere, abbiamo trovato il 3-1 e poi nel secondo tempo abbiamo gestito bene la partita rischiando poco e niente. Vorrei fare un attimo un passo indietro alla conferenza stampa di ieri. Lei si è accomodato, ha preso la parola prima di tutti i giornalisti dicendo: domani vogliamo i 3 punti, è importante fare una bella prova, ma ancora più importante è vincere. Le chiedo, come allenatore, quanto è gratificante vedere che si riesce a trasmettere a tutta la squadra questa determinazione, questa voglia di far bene? Ma oggi si è vinto, quindi siamo tutti contenti, ma la squadra ha fatto bene anche quando si è perso. Oggi è giunta la vittoria perché noi nelle due partite precedenti abbiamo comunque seminato ed oggi abbiamo raccolto, e non solo durante le partite, ma durante la settimana, durante gli allenamenti, con grande sacrificio da parte di tutti, e credo che oggi sia il giusto premio per questi ragazzi che tornano alla vittoria dopo tanto tempo. A riassaporare il gusto della vittoria è bello, lo sappiamo. Però è vero anche che ci aspetta comunque ancora tante partite di sacrificio perché il nostro campionato è comunque in salita, rimane in salita e quindi da oggi bisogna ripartire. Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti, però dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento perché è quello giusto. È soddisfatto del cambio di modulo, di questa alternanza davanti dei 3 uomini? È una vittoria figlia anche di questa variazione, secondo lei? Sì, penso di sì. Io avevo quest'idea già quando sono arrivato, però poi c'era qualche giocatore che non stava bene, Mehmeti, Lepillé stesso, quindi avevo bisogno che crescessero un po' di condizione. Oggi l'ho messa in pratica perché comunque anche sotto l'aspetto tattico volevo proprio allargare le maglie difensive del Padova, che è una squadra che si chiude molto bene e riparte, l'abbiamo fatto molto bene. E poi avevamo studiato appunto questi tagli dentro da parte dei due esterni con Lepillé e Gonzales che poi hanno fatto due grandissimi gol. Sono contento per loro, soprattutto per Pablo, perché insomma il gol a una punta manca, oggi ne ha fatto uno più bello di un altro e è una bella ripartenza. Lei ieri aveva anche anticipato che la partita si sarebbe decisa a centrocampo. A tal proposito, anche oggi mi viene da dire, Daniele Buzzegoli ha preso in mano il centrocampo e l'ha tenuto in mano con una maestria, con un'abilità fuori dal comune. Le chiedo un commento alla prova in generale, però, del reparto mediano. Sì, oggi puoi parlare dei singoli, a me non piace, però sicuramente voglio dire, a volte qualche eccezione si fa, però credo che oggi sia stata tutta la squadra a interpretare bene la partita. Buzzegoli chiaramente è cresciuto in quest'ultimo periodo, è un giocatore importante, deve trovare fiducia, deve trovare condizione ed è normale che per noi è un giocatore molto importante perché giocando con i tre a centrocampo deve dettare il gioco, deve dettare i tempi, oggi l'ha fatto bene, secondo me lo poteva fare anche meglio perché il primo tempo non trovava spazio chiuso da Farias, poi invece è cresciuto e ha fatto una buona partita, ma così come Pesce e Marianini sono stati molto diligenti, hanno sempre chiuso tutti gli spazi, sono sempre usciti con i tempi giusti e siamo stati molto ordinati oggi. È importante perché se noi prendiamo pochi gol davanti abbiamo chi può risolvere le partite. Mister, la vittoria è anche il modo migliore per guardare avanti alla trasferta di Bari, ma anche al derby che coinciderà con la prossima partita in casa, una partita che, come ha potuto avvertire qua allo stadio, la gente sente già moltissimo. Sì, però noi bisogna pensare gara per gara, non possiamo guardare oltre. Sabato andiamo a Bari e dobbiamo fare risultato a Bari perché dobbiamo tornare con dei punti. La nostra classifica, ripeto, è deficitaria, quindi non possiamo pensare al derby rischiando poi dopo di leccarci le ferite a Bari. Dobbiamo fare un'altra grande partita a Bari, fare un risultato importante. Abbiamo visto che siamo nelle condizioni di poterlo fare e poi dopo penseremo al derby. So benissimo che i tifosi ci tengono tanto, però oggi godiamoci la vittoria e andiamo di passo in passo, insomma, non guardiamo troppo più in là.